wise men say, only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I La celebrazione inizia così, nella gioia, nella fraternità, nella serenità, perché è la celebrazione più bella che possiamo fare, la celebrazione dell'amore che si concretizza qui davanti a noi. Deborah e Alex, la Chiesa partecipa alla vostra gioia insieme con voi, i vostri cari, vi accoglie con grande affetto nel giorno in cui davanti a Dio nostro Padre decidete di realizzare la comunione di tutta la vita. In questo giorno per voi di festa il Signore ti ascolta, mandi dal cielo il suo aiuto e custodisca, realizzi i desideri del vostro cuore, esaudisca le vostre preghiere. Siete venuti insieme nella casa del Padre perché la vostra decisione di unirvi in matrimonio riceva il suo sigillo e la sua consacrazione davanti al ministro della Chiesa e davanti alla comunità. Voi siete già consacrati mediante il battesimo. Ora Cristo vi benedice e vi rafforza con il sacramento nuziale perché vi amiate l'un l'altro con amore fedele e inesauribile e assumiate responsabilmente i doveri del matrimonio. Pertanto vi chiedo di esprimere davanti alla Chiesa le vostre intenzioni. Siete venuti a celebrare il matrimonio senza alcuna costrizione, in piena libertà e consapevoli del significato della vostra decisione? Sì. Siete disposti a seguire la via del matrimonio, ad amarvi e a onorarvi l'un l'altro per tutta la vita? Sì. Siete disposti ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà donarvi, ad educarli secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa? Sì. Alla presenza di Dio, davanti alla Chiesa qui riunita, datevi la mano destra ed esprimete il vostro consenso. Il Signore, inizio e compimento del vostro amore, sia con voi sempre. Deborah, vuoi unire la vita tua alla mia nel Signore che ci ha creati redenti? Sì, con la grazia di Dio lo voglio. Alex, vuoi unire la tua vita alla mia nel Signore che ci ha creati redenti? Sì, con la grazia di Dio lo voglio. Noi promettiamo di amarci fedelmente nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia e di sostenerci l'un l'altro tutti i giorni della nostra vita. Il Signore Onnipotente e Misericordioso confermi il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e vi ricolmi della sua benedizione. L'uomo non osi separare ciò che Dio unisce. Amen. Il Signore benedica questi anelli che vi donate come segno di fedeltà dell'amore, sia per voi
ricordo vivo e lieto di quest'ora di grazia. Nicola, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Alex, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Thank you.
adesso Alex è diventato mio cognato, ma per entrare nella famiglia devi anche diventare juventino. No, Alex, no, no, sì, Alex, no. Alex! Auguroni! Alex, allora, ti ho preso in giro fino all'altro giorno. Ho mentito, hai fatto un affare. Devo andare a mangiare perché sennò non arrivo a sera. Questa di ghiaccio la faccio alla mia cognata. No, cognata. Ti voglio tanto bene. Vieni, vieni qua, vieni qua. Vieni. Festeggiare il nostro amore con noi è stupendo. Grazie. Allora, innanzitutto auguri di